got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies. Baby, do you dance? She said, yes, I do, but not with you. I'm a-waiting on my man. See, every dog has its day, dog. When a big dog goes in a phone, one moment in the sunshine when your ducks line up in a row. Buongiorno a tutti, qui è il graffio di Monica Riccioni, come al solito consueto appuntamento, e ci siamo ispirati a una cosa un po' diversa oggi. Invece di parlare delle solite magagne che creano in Liguria o che siamo usuali andare a riprendere, ci occupiamo di un'associazione che penso sia amata da tutti perché si occupa dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Parliamo dell'ENPAS, che è un ente nazionale della protezione degli animali di Camogli. E quindi a questo punto lascio la parola alla signora Silvia, che vi saprà sicuramente più spiegare meglio di me che cosa possiamo fare, e ovviamente dopo invitiamo tutti quanti comunque a una piccola partecipazione, o comunque informatevi, e chiunque abbia bisogno di informazioni eccetera sono tutti a vostra disposizione. Signora Patrizia, ci parli della sua associazione, come siete nate, perché questo amore spudorato, che anch'io ho la mia sissi, un amore spudorato per le quattro zampe, che forse, no forse, senz'altro, sono meglio degli animali a due zampe. Molto spesso sì, e lascio lei la parola, mi dica tutto. Allora, EMPA è conosciuta da tutti a livello nazionale, ente nazionale protezione animali, è una da 144 anni. La nostra sezione è la sezione Camogli e Levante Ligure, è nata un po' di anni fa grazie alla mia presidente Patrizia Bandini Poggio. Ha ereditato questa piccola sezione con soltanto 19 iscritti, adesso li abbiamo più che quadruplicati con tanto sforzo, specialmente in questo momento di crisi in cui tutti i soldi servono per arrivare a fine mese, anche solo trovare le tessere per associarsi sui vini è difficile. Dunque, noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda il benessere animale, abbiamo le guardie zoofile, non tutte le associazioni possono avere e hanno, in cui interveniamo in casi di maltrattamento, cosa spinosa e ardua, perché ci sono spesso delle realtà molto difficili. E facciamo interventi molto difficili, molto rischiosi, alle volte anche per la nostra incolumità, ma tutto per il bene degli animali. Eventualmente qualcuno fosse interessato ad adottarli? Allora, per diventare guardia zoofila bisogna fare un corso e poi un esame, ma comunque se siete interessati a darci una mano proprio materialmente e donare il vostro tempo per gli animali, potete rivolgervi alla nostra sede, che è in via San Rocco 319 a Recco. E potete chiamare anche i nostri numeri di telefono, che ora no 0185 vediamo direttamente il cellulare 346 35 84 584. Perfetto. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Perfetto. Ci vantiamo di riuscire a fare ormai da 4 anni a Rapallo questa manifestazione che si chiama Dog Pride, l'orgoglio canino. Quindi questa è la prima volta che siete a Recco. È la prima volta che siamo a Recco, infatti. Quindi avremo anche la sfilata con un bello sfondo sul mare. Sì, siamo nella piena, sì, benissimo. Proprio bellissima. E questo è il Dog Pride Junior, proprio perché nasce dalla costa del Dog Pride di Rapallo, e anche perché la giuria è composta da bambini molto piccoli. Perfetto. E quindi è proprio Junior in tutti, che poi i bambini sono molto più selettivi degli adulti, per cui sono incorruttibili. Hanno preso tutti molto seriamente questa cosa della giuria, molto più seriamente delle giurie classiche, da sì, e anche da tecnici. Pensate che è composta dalla giunta del sindaco dei ragazzi di Recco. E proprio il sindaco dei ragazzi era in vacanza e i genitori gli hanno detto: dobbiamo tornare perché hai un impegno istituzionale, quindi è assolutamente tornato dalle vacanze per presenziare e fare il giurato. È una sfilata simpatica, non si ispira alle sfilate vere e proprie di bellezza dei cani, delle enci, ma è una cosa simpatica con altrettanto simpatici premi. Quindi tutti i cani, che siano di razza o razza fantasia, comunque è aperta a tutti. Cani non sono mai né di fantasia né di razza, sono noi
noi chiediamo delle differenze, delle distanzioni. Ma non c'è differenza, qui non c'è differenza neanche per età, perché anzi abbiamo il premio per il nonno cane e per perfetto, cane, che meraviglia! Per il più giovane e più vecchio, il più grasso, il più magro, il più alto, il più basso, il quello col pelo più strano, quello con le orecchie più strane, insomma abbiamo veramente dei premi un po' particolari. E queste manifestazioni sono molto difficili da organizzare, perché ci prendono molto tempo, molto sforzo e uno sborso di denaro non indifferente, che speriamo. Quindi basterebbe che la gente rinunciasse a un caffè al giorno, se già un gruppo di persone, diciamo di 120 persone, 100-200 persone, rinunciassero a un caffè e mettessero insieme. 25 euro, insomma sarebbe anche molto meno, in un anno non te ne rendi neanche conto. Benissimo. Ecco, quindi è importante, se volete associarvi alla nostra sezione, noi siamo contentissimi. Oppure se volete fare anche un'oblazione. Bravissimo, se volete fare se c'è un progetto scolastico di aiutare, adottare anche i cani, anche a distanza, voglio dire. Noi collaboriamo con svariati canili, sia EMPA di tutta Italia, quindi troviamo adozione per i cani che sono presso. Quindi noi qui abbiamo, noi interessano i canili di Genova e di Rapallo. E aiutiamo molto il canile di Rapallo, la Lega Amici degli Animali, che è un canile con cui stiamo in ottimi rapporti da tantissimi anni. Lo conosco perché anch'io ho adottato la mia Sissi, che è la mia bambina, Rapallo. Sì, 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 composta da volontari davvero volenterosi e bravissimi, hanno da poco avuto la fortuna di poter fare il punto grazie a tanti sforzi anche loro, e hanno davvero una bella struttura e i cani sono tenuti veramente bene. Sì, 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 sì. Cerchiamo spesso di trovare delle adozioni e dopo ogni manifestazione che facciamo una donazione di meno, così col vero sempre in ordine di 2-3. Senta signora Silvia, se lei dovesse mandare un messaggio soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per i bimbi che sono il nostro futuro, perché gli anziani ormai, anch'io ormai sono anziano, infatti non mi faccio riprendere per faccia perché ormai con piede nella fossa, no, se si dice così a Roma, è la mia città, però insomma, voglio dire, che messaggio lancerebbe lei ai ragazzi? Oltre che le idee camminano sulle loro manine e sulle loro gambe, che cosa possiamo dire a questi giovani? Intanto dico ai genitori di questi bambini, perché anche io sono genitore di una bimba che ha solo 16 mesi, che bisogna insegnare ai bambini ad amare gli animali, perché è una cosa veramente troppo importante, rispetto per gli animali, l'amore per gli animali, e il fatto che sono diverso, sono il debole, e quindi bisogna avere sempre un occhio di riguardo sia per l'uomo diverso o più debole che per l'animale, che non ha voce e quindi possiamo essere solo noi la loro voce. E per i ragazzi, se avete un pomeriggio libero, se non sapete cosa fare, vi annoiate, andate presso le sezioni EMPA, troveranno un piccolo lavoretto per voi da fare, perché c'è sempre bisogno di volontariato, e fare volontariato con gli animali ti arricchisce tantissimo. Tantissimo. È un'esperienza che secondo me tutti dovrebbero provare a fare. Bene, cosa possiamo ancora dire della vostra stupenda associazione? Ho visto un mare di cani che si stanno iscrivendo, sì, con, accompagnati dai loro genitori, diciamo, delle loro mamme, sì, dei loro papà, dai bambini orgogliosi. Soprattutto. Vedo molta partecipazione da parte dei bambini. È una cosa. Anche a Rapallo così. I bambini si divertono molto, ma secondo me davvero è l'animo puro che si avvicina a un altro animo puro. Eh sì, l'animo puro. Bene, allora aspettiamo di vedere la sfilata, certo, di riprendere tutto lo spettacolo. Bene, nel frattempo io do ancora due dati che poi comunque sottolineerò anche bene bene, sia nell'articolo di giornale del blog Il Grafio, sia nella TV Il Grafio o YouTube, e anche per Teleturchino comunque, perché poi questo filmato andrà assolutamente a Emiliano Rosasco e a Paolo, che provvederanno poi per Teleturchino. Colgo anche l'occasione che eventualmente Il Grafio si impegna anche di portare la Teleturchino come ospite. Mi impegno, ecco, e spero di riuscire. Allora, intanto questa è l'associazione EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, la sezione di Camogli e Levante Ligure. Ripeto, la via è via San Rocco al 31-9 a Recco, provincia di Genova. Abbiamo anche un sito, quindi persone anche che non sono della Liguria, che non sono di provincia di Genova, potete comunque contattare il sito www.empacamogliielevanteligure.org. Poi per qualsiasi informazione abbiamo un cellulare che potete benissimo contattare, e
e fatevi vivi numerosi, non mi deludete per piacere come al solito, non facciamo che tutti dormiamo, svegliamoci tutti quanti. Allora il telefono è 346-3584-584, dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì, e l'email è camogli@empa.org. Per il momento vi saluto e riprenderemo durante la sfilata e vedremo il nonno cane che vince, il papà cane che vince e tutti questi meravigliosi cani. E nel frattempo vi colgo l'occasione e vi saluto tutti quanti. Buona cena e alla prossima. Ciao il graffio!